L'ordine del giorno della nostra seduta e chiamerei l'oggetto numero uno che vede chiamato in causa l'assessore Chianella rispetto all'interrogazione sulla Ferrovia Centrale Umbra, intendimenti della Giunta regionale in occasione della ricorrenza del centenario dell'inaugurazione dell'infrastruttura, nonché riguardo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento dell'infrastruttura medesima. Questa interrogazione è stata presentata congiuntamente dai consiglieri Chiacchieroni e Mancini e do la parola al consigliere Chiacchieroni per l'illustrazione. Il tempo per l'illustrazione, voglio ricordare, è di 2 minuti. Il rappresentante della Giunta che risponde, quindi in questo caso l'assessore Chianella, ne ha 3. Il presentatore ha diritto a un ulteriore minuto di replica. Grazie. Grazie, signor Presidente. Sì, la nostra interrogazione, composta qualche settimana fa, nel mese di luglio, si riferiva appunto al centenario dell'apertura dell'attività della Ferrovia Centrale Umbra. E proprio il 12 luglio del 1915 furono inaugurate le prime corse giornaliere dell'attuale Ferrovia Centrale Umbra. Quindi, considerata l'importanza della FCU che ha avuto in questo secolo per lo sviluppo locale, sociale ed economico della nostra regione, preso atto delle numerose problematiche che ne determinano il funzionamento ormai molto molto problematico, Galleria di San Gemini che è in attuale manutenzione, tratta Umberti de Castello chiusa al transito mercoledì scorso, programmi e progetti quali il raddoppio Ponte San Giovanni Sant'Anna che stentano a partire, così come il tratto di Cesi presso Terni. Considerato anche però le ulteriori funzioni che vi si svolgono oggi, banda larga, fibre ottiche che corrono lungo la strada e quindi questo trasporto virtuale che avviene sempre attraverso l'FCU. Considerate anche le varie iniziative istituzionali già in essere nei comuni dell'Alto Tevere e in altri territori che attraversa la Ferrovia Centrale Umbra, considerato tutto ciò, si interroga la Giunta su quali iniziative intenda intraprendere per la celebrazione della ricorrenza del centenario e per ciò che riguarda appunto la manutenzione straordinaria dell'intera tratta e per tutti gli interventi di ammodernamento della stessa, anche alla luce della predisposizione e imminente approvazione del piano regionale dei trasporti. Su questo, con interrogazione urgente, già ha risposto l'assessore ieri su alcune questioni, però noi volevamo appunto insieme con il consigliere Valerio Mancini rimettere al centro la questione appunto di questo passaggio storico di 100 anni che per noi rappresenta anche 100 anni di storia della nostra regione. Voglio qui riportare 2 righe di una testimonianza, di un'intervista fatta ad una signora, un'imprenditrice che si è trasferita dal Veneto in un territorio. Il tempo sta scadendo. Sì, diceva proprio questa, dalla zona della provincia di Padova si è trasferita qui nel 1915. Anteriormente agli anni 20 questo territorio era molto povero, tanto che la cosa che mi è rimasta più impressa quando arrivai nei pressi di questo paese che era toccato dalla Ferrovia Centrale Umbra era il 1919, all'età di 9 anni, fu quello di vedere i bambini tutti scalzi. Questo appunto è il segno di ciò che ha visto quest'arteria e di ciò che può continuare a rappresentare
il decorso della storia positiva che noi abbiamo conosciuto del secolo scorso. La parola all'assessore Chianella. Ma io ringrazio i consiglieri Chiacchieroni e Mancini per l'iniziativa intrapresa, per l'interpellanza. Io ho già risposto in commissione esattamente ieri mattina ad alcuni aspetti dell'interpellanza stessa e che sono agli onori della cronaca oggi un po' ovunque. Ora, i problemi della FCU erano noti ovviamente a tutti e da tempo e quindi le criticità sostanzialmente manutentive dell'infrastruttura la si conosceva. Non ovviamente ci aspettavamo neanche noi che in questo periodo, soprattutto di riapertura appunto anche delle scuole, potesse essere, diciamo così, preso questo drastico provvedimento, ma d'altra parte la prima cosa di cui noi ci dobbiamo preoccupare ovviamente sono la sicurezza degli utenti. Relativamente alle richieste dei consiglieri su due aspetti specifici, costi e tempi, io ho risposto che tecnicamente, anche sulla scorta delle esperienze di intervento manutentivo in corso da anni sull'infrastruttura, i costi si aggirano intorno alle 300 euro al metro, quindi euro più euro meno. Se consideriamo che la tratta da Umberti da Città di Castello ammonta a 24 chilometri, dista a una lunghezza di 24 chilometri, il conto è facilmente fatto. Quindi considerando poi eventuali ribassi d'asta che possono esserci, soprattutto in questo periodo dove le imprese in alcuni casi stentano ovviamente a trovare lavoro eccetera, e quindi la possibilità di ribassi d'asta, diciamo così, interessanti, può portare, questa è un'ipotesi ovviamente che io ho fatto, a un costo complessivo di 6 milioni. Per quanto riguarda i tempi, sempre ovviamente sulla scorta di un confronto con i tecnici dell'azienda, i tempi di esecuzione e di intervento possono ammontare a circa 6-7 mesi. Poi ci sono i tempi di predisposizione del bando di gara e quindi dell'espletamento della gara. Quindi noi diciamo che nel momento in cui riusciamo a reperire le risorse per fare l'intervento ci vorrà almeno un anno per ripristinare quella tratta. Questi sono i due aspetti che sono stati chiesti, per quanto riguarda, ai quali io ho risposto in commissione. Per quanto riguarda il terzo aspetto, invece, ci stiamo confrontando con l'azienda per una sorta di, tra virgolette, celebrazione del centenario dell'azienda, che possa quindi dedicare una giornata che possa fare il punto, non solo la parte storica, quindi una ricostruzione storica dell'azienda e quello che ha rappresentato questa infrastruttura per la regione dell'Umbria, per tutti i territori dell'Umbria, ma anche che possa, sulla scorta di un dibattito contestuale dell'approvazione del piano regionale dei trasporti che è stato calendarizzato appunto al Consiglio regionale, anche indicare le prospettive, diciamo così, di sviluppo e il futuro della stessa appunto infrastruttura FCU. Io credo che questo possiamo realisticamente organizzarlo entro la fine dell'anno. Stiamo discutendo con l'azienda e non solo, con degli esperti che possano dare un contributo fattivo a questa giornata e soprattutto all'istituzione, agli enti concedenti, alla Regione dell'Umbria, appunto per prospettive più ampie appunto il futuro della stessa FCO. La parola al consigliere Chiacchieroni per la replica. Va bene. Beh, soddisfatto per la celebrazione del centenario, un impegno solenne, importante in questo consesso. Per quanto riguarda i lavori, aspettiamo la data d'inizio, condividiamo questa conclusione con il consigliere Mancini, nel senso aspettiamo la data d'inizio che ci venga comunicato del periodo sia di approccio, procedura di avvio della progettazione e quindi dell'avvio burocratico e dell'avvio esecutivo dei lavori stessi. Quindi appuntamento sarà un appuntamento quotidiano con l'assessore di stimolo e di
continuo confronto. Grazie. Grazie. Volevo approfittare per fare una comunicazione. L'assessore Cecchini ci ha fatto sapere che è assente per motivi di salute, pertanto propongo che le sue interrogazioni, quelle a cui avrebbe dovuto rispondere oggi, la numero 4 e la numero 5, siano rinviate alla prossima data. Quindi procediamo, direi di passare all'oggetto numero 3, perché non vedo in aula il passiamo all'oggetto numero 2, che vede ancora impegnato l'assessore Chianella. Motivazioni della mancata attuazione da parte della Giunta regionale della legge regionale 24/2015 numero 9, recante ulteriori modificazioni della legge regionale 18/11/98 numero 37, norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale, in attuazione del decreto legislativo 19/11/97 numero 422. Intendimenti della Giunta medesima riguardo all'attivazione della prevista agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale. A presentarla il consigliere Squarta, al quale do la parola e ricordo i tempi, che sono, come abbiamo detto prima, di 2 minuti per l'illustrazione, 3 per la risposta dell'assessore e 1 minuto per la replica. Grazie. Grazie Presidente, io con la mia interrogazione chiedo spiegazioni per quanto riguarda la tempistica e soprattutto cosa osta per l'attivazione che riguarda l'Agenzia Unica per la mobilità ed il trasporto locale, così come previsto dalla legge regionale numero 9 del 2015, una legge regionale nata su un frutto, un'iniziativa legislativa tra l'altro di Fratelli d'Italia, che ha visto l'unanimità nella sua approvazione. Come già ricordato in precedenza, la legge è passaggio indispensabile innanzitutto per poter procedere alle nuove gare per l'affidamento dei servizi TPL, così come prevede la legge Delrio numero 56 del 2014, soprattutto per consentire risparmi derivanti dal meccanismo di detraibilità dell'IVA per un importo pari a 10 milioni di euro annui possibili da poter appunto reinvestire nel TPL. La legge del 9 del 2015, i suoi cardini sono sostanzialmente questi. In Umbria la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinata dalla legge regionale 37 del 98, che prevede una programmazione su base regionale dei servizi e riserva alla Regione il compito di affidare gli stessi tramite ricorso a procedura di evidenza pubblica. L'espletamento delle gare per i servizi di TPL su gomma ha portato nel 2015 alla sottoscrizione dei contratti di servizio tra gli enti locali e le società di gestione. Questi contratti, scaduti nel 2011 e nel 2012, sono stati prorogati, così come prevede la legge numero 5 del 2012, ed è pertanto urgente l'espletamento di nuove gare con la netta distinzione che prevede appunto il decreto legge Delrio tra netta separazione tra soggetto regolatore e soggetto gestore. La legge quindi prevede l'istituzione di questa agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, affidandole il compito di soggetto regolatore per conto di regione, province e comuni, facendo una vera e propria stazione appaltante per l'affidamento dei servizi e soggetto che controlla sull'attuazione dei medesimi. L'agenzia unica, subentrando con la sua forma giuridica di società per azioni nella gestione di risorse del TPL, in qualità di soggetto regolatore rientrerebbe a pieno titolo fra i soggetti per i quali è prevista il diritto di detraibilità dell'IVA, consentendo un risparmio annuo di circa 10 milioni di euro. Rilevato che ad oggi ancora l'esecutivo non ha sostanzialmente dato atto, non ha preso le giuste misure per poter procedere all'attivazione di questa agenzia unica per la mobilità, la legge del 9 aprile avrebbe potuto prevedere dei risparmi, come dicevo prima, in relazione alla detraibilità dell'IVA pari a 800.000 euro al mese, quindi già 4 milioni di euro potevano essere risparmiati. Quindi io chiedo alla Giunta cosa osta, soprattutto se il cronoprogramma previsto appunto per l'attuazione dell'agenzia unica. Grazie. Per la Giunta regionale a rispondere sarà la Presidente Marini. Sì, rispondo non in sostituzione dell'assessore, ma credo, essendo il Presidente che dà continuità al lavoro,
perché le modifiche della norma regionale sono state fatte nella precedente assemblea legislativa, quindi ritengo opportuno sottolineare alcuni aspetti e anche alcune precisazioni al consigliere Squarta. La prima è che credo sia errato dire che la mancata applicazione determina una perdita di risorse per il TPL o che abbiamo addirittura prodotto un danno. Io credo che nella contabilità pubblica bisogna essere attenti quando usiamo termini. La scelta dell'agenzia noi non solo abbiamo condivisa, perché la legge non sarebbe stata approvata se non fosse condivisa dalla giunta regionale e dalla maggioranza del consiglio regionale, ma la finalità dell'agenzia dobbiamo sapere che coinvolge una serie di soggetti. Intanto coinvolge tutte le stazioni appaltanti del trasporto pubblico locale, che solo limitatamente è la regione come stazione appaltante del trasporto pubblico locale, in quanto le principali stazioni appaltanti del TPL sono le province e sono i comuni. Peraltro ci sono comuni che sono possessori di società alle quali in convenzione potrebbero affidare le funzioni dell'agenzia e non le affidano. Quindi consigliere Squarta lo sa, perché è anche, no, non so se ancora, ma insomma membro del comune di Perugia, sa che per esempio il comune di Perugia ha una società alla quale in convenzione potrebbe affidare le funzioni dell'agenzia. Né si può dire che l'agenzia deve servire ad aggirare risorse che di competenza vanno allo Stato. Lo spirito dell'agenzia, che è messo nella legge, è quella di avere la stazione unica appaltante, dove la giunta regionale ha fatto una scelta per evidenti ragioni di avvalersi della struttura di Umbria Mobilità Spacia, quella che è rimasta nella proprietà intera del 100%, ma che è anche la società che non, il consiglio regionale sa bene, assomma tutta una serie di problematiche rilevantissime, economico-finanziarie, pregresse. E la finalità della giunta regionale, ecco, quindi io sono precisa, e quindi non è che ci sono ritardi, ma ci sono invece cautele amministrative, è che noi avvieremo il percorso solo quando siamo certi che le risorse del fondo trasporti rimangano esclusivamente a disposizione del TPL, dei servizi di TPL, e che non finiscano il fondo trasporti a ripianare perdite pregresse della società Umbria Spa, perché sennò noi avremo due problemi: la società Umbria Spa con i suoi problemi e in più l'assenza di risorse per il TPL, a cui aggiungo l'assenza di risorse per gli stipendi delle persone che lavorano nel TPL. Quindi la giunta regionale non è che sta ritardando, peraltro è Umbria Mobilità Spa che abbiamo chiesto a Umbria Mobilità di verificare anche con l'Agenzia delle Entrate e di approfondire gli aspetti della pignorabilità del fondo trasporti. Così i consiglieri regionali capiscono: se diventa agenzia di per sé Umbria Mobilità così come oggi, con tutte le situazioni pendenti che Umbria Mobilità Spa ha, legate alle vicende di Roma, legate alle vicende degli altri soci che non sono la regione, eccetera eccetera, noi potremmo correre il rischio che le risorse economico-finanziarie annuali del fondo trasporti entrano in un ordine di priorità dei pagamenti di Umbria Spa che non sono i pagamenti del TPL, oggi in mano ad una società che è Bus Italia, che ha il trasporto ed il personale dipendente. Dato che l'agenzia fa da centrale unica e da stazione appaltante di tutti, noi dobbiamo evitare in tutti i modi, credo che questa sia condivisa da tutti, anche da chi ci ha posto l'interrogazione, che comunque sia questi due aspetti rimangano distinti, cioè le vicende economiche e finanziarie di Umbria Spa possano proseguire con il piano di dismissione e di risanamento che gli advisor, il consiglio di amministrazione ha predisposto, e dall'altro lato l'agenzia, pur avvalendosi, questo è il punto che abbiamo condiviso, pur avvalendosi della struttura, del personale, delle sedi, dei costi di funzionamento proprio di Umbria Spa, producendo in questo senso anche un vantaggio ad Umbria Spa e un suo alleggerimento ed un'economia di scala, evitiamo però che il fondo trasporti finisca
nell'ordine dei creditori, molti dei quali, peraltro sottolineo, sono creditori connessi al TPL romano e non connessi neanche al sistema dei trasporti delle imprese umbro, non perché è secondario, ma credo che interesse della giunta regionale. Allora, questa preoccupazione è la preoccupazione della giunta regionale, ma anche di tutte le amministrazioni comunali e provinciali, perché se la disponibilità del fondo trasporti rischia di andare a finire su altri pagamenti pregressi, potete capire che nel giro di 6 mesi le operazioni di risanamento, di separazione delle funzioni, Presidente, di distinzione tra, ho finito, rischiano di compromettere il fondo, motivo per il quale noi procederemo non appena dall'Agenzia delle Entrate abbiamo la risposta all'interpello e abbiamo anche certezza, e quindi dovremo scegliere una modalità organizzativa che garantisca al 100% la distinzione che il fondo trasporti va solo al pagamento dei servizi delle stazioni appaltanti. Bene, la parola al consigliere Squarta. Grazie. Apprezzo l'operato della Giunta in riferimento al verificare tutte le precauzioni possibili e necessarie per evitare che siano aggrediti questi fondi, e credo che sia giusto andare in questa direzione. È vero altresì che al momento in cui è stata approvata la legge la situazione finanziaria critica di Umbra Mobilità era nota a tutti, quindi magari da questo punto di vista cercherò e chiedo appunto una maggiore sollecitazione riferendosi appunto alla verifica di un eventuale possibile aggredimento da parte di terzi creditori di questo fondo, anche perché ci risulta che Umbria TPL faccia fatica a restituire dei soldi che la Regione aveva anticipato anche per garantirne l'esistenza stessa, pari a circa 17 milioni di euro, quindi credo che sia nell'interesse di tutti cercare di accelerare su questo processo. Grazie. Bene. Passiamo all'oggetto numero 3, ad essere interrogato in questo caso è l'assessore Bartolini. Il tema è la procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo determinato da parte della Giunta regionale di numero 71 unità di personale di categoria D. Motivazioni della mancata previsione di uno specifico percorso per il reclutamento di personale in possesso del diploma di laurea in sociologia, lettere, filosofia o psicologia. A presentarla il consigliere Mancini. Grazie Presidente, anche per recuperare qualche minuto di tempo preso da chi ci ha preceduto. Essendo una interrogazione di natura tecnica, la leggerò brevemente in modo che ovviamente chi non ha modo di consultare il documento lo possa fare in questa occasione, e quindi vado a elencare i punti principali. In pratica l'interrogazione è in merito a questo oggetto: criticità riscontrate nella procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo determinato di numero 71 unità di personale di categoria D. Premesso che con determinazione dirigenziale numero 5939 del 13 agosto 2015, il dirigente del servizio di organizzazione e gestione del personale della Giunta, ricordato anche altresì che le procedure selettive in argomento sono finalizzate all'assunzione di personale da destinare a supporto delle strutture della Giunta regionale per le finalità di attuazione del piano di rafforzamento amministrativo denominato PRA per la programmazione comunitaria anni 2014-2020, considerato che tra le 71 unità del personale di categoria D da assumere, numero 10 unità sono previste con il profilo professionale di istruttore e direttore amministrativo, considerato, questo è il punto più importante, che i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva per l'assunzione delle predette unità con profilo professionale di istruttore amministrativo sono disciplina di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche o sociologiche, lettere o filosofia o psicologia, o titolo equipollente. Preso atto, tuttavia, che le materie di esame previste per la prova scritta relativa al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo sono elementi di diritto comunitario, norme e procedure per l'attuazione di fondi strutturali ed investimenti europei per le programmazioni comunitarie 2014-2020, elementi di diritto amministrativo, il procedimento amministrativo e gli atti amministrativi, organizzazione amministrativa ed elementi di diritto regionale, quindi stiamo parlando di profili di tipo giuridico. Considerato pertanto che i candidati in possesso del diploma di laurea in sociologia, lettere, filosofia o psicologia non potranno correre ad armi pari
con i candidati in possesso di diplomi in laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e che potrebbe verificarsi una lesione della par condicio dei candidati. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto interroga la giunta regionale per conoscere per quali motivi nella procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo determinato delle dette numero 71 unità di personale in categoria D non è stato previsto uno specifico percorso per il reclutamento del personale in possesso del diploma di laurea in sociologia, lettere, filosofia e psicologia. Lo scopo politico di questo documento è quello che ritengo personalmente che il valore delle risorse umane in ruolo, caro Assessore, alla Giunta, quindi già in itinere presso l'amministrazione, quindi provenendo anche dall'altra, ma le nuove figure che si appropinquano ad aggiungersi, quindi ritenendo il valore delle risorse umane importantissimo per una buona amministrazione, la interrogo su questi punti. Grazie Presidente. Grazie consigliere, la parola all'assessore Bartolini. Io innanzitutto ringrazio il consigliere Mancini per dare la possibilità al sottoscritto e alla Giunta di dare qualche chiarimento, che in realtà è già stato fornito parzialmente in sede di commissione, su questa procedura del piano di rafforzamento amministrativo. Preme ricordare che il piano di rafforzamento amministrativo è un piano richiesto dalla Commissione europea e che nell'ambito dei fondi stanziati dalla programmazione comunitaria esiste proprio una misura comunitaria chiamata piano di rafforzamento amministrativo. L'obiettivo del piano di rafforzamento amministrativo è quello di consentire alle regioni italiane di poter spendere tutte le risorse assegnate, perché come si sa, oggi come oggi, gran parte delle nostre regioni, compresa la nostra, ha difficoltà a impiegare tutte le risorse e a Bruxelles, alla luce degli impatti, delle analisi di impatto e di valutazione, è emerso che la problematica maggiore è proprio che non c'è un rafforzamento amministrativo specifico sulla tematica dei finanziamenti comunitari. Quindi il piano di rafforzamento ha come obiettivo quello di assumere personale a tempo determinato per aiutare, agevolare, semplificare, accelerare e con l'obiettivo finale di spendere tutte le risorse assegnate. Quindi l'oggetto delle prove di esame sono essenzialmente finalizzate alla verifica della conoscenza degli elementi di diritto amministrativo, diritto comunitario e, come ha letto anche lei nella sua interrogazione, degli specifici finanziamenti comunitari per poter poi appunto assumere e individuare i vincitori che siano idonei a svolgere queste prove. A questo punto la risposta alla sua interrogazione è la seguente: non ci sarebbe consentito né dalla Commissione né tantomeno dai principi elementari di buona amministrazione fare prove specifiche di filosofia, di psicologia o di sociologia. Anzi, il principio della par condicio, il principio contenuto all'articolo 97, che è quello di massimizzare l'accesso al concorso pubblico, appunto ha ispirato l'accesso, per cui la prova concorsuale non è destinata solo a laureati in giurisprudenza, economia e scienze politiche, ma anche a altri profili. Questa, caro consigliere, è la ragione. Con l'occasione, peraltro, vi posso comunicare che ieri in giunta, con una delibera, abbiamo proceduto ad una modifica della DGR sul PRA. Nel senso che vi do un dato numerico, come sapete l'iscrizione, la procedura di iscrizione è online e ad oggi dalla procedura informatica risultano 5.000 domande. Considerato che il trend è sicuramente in aumento, abbiamo avuto la necessità di riconsiderare le prove d'accesso e quindi abbiamo espresso l'orientamento, con la delibera che è in corso di perfezionamento, di introdurre la prova preselettiva col quiz a risposta chiusa, che verrà affidata ad una società
affidata come avvalimento alle strutture, ad una società primaria del settore che garantisca tutti i requisiti di trasparenza, segretezza ed imparzialità. A questo poi abbiamo aggiunto, a questo punto, una volta che abbiamo introdotto i quiz e l'orientamento è quello di ammettere il quintuplo, cioè coloro che supereranno le prove preselettive saranno il quintuplo dei posti messi a concorso, a questo punto abbiamo anche considerato di rendere omogenee le prove, perché tra il C e il D, come sapete consiglieri, nel D era prevista la prova scritta, nel C la prova orale, a questo punto, visto che mettiamo il quiz, per rendere più omogenea la procedura, abbiamo espresso orientamento anche per il concorso di categoria C di introdurre la prova scritta. A garanzia dell'imparzialità, abbiamo anche deciso di introdurre come metodologia di scelta della commissione il sistema previsto per i concorsi, anzi per le prove abilitative e idoneative dei dirigenti di secondo livello, quindi con un membro interno e con un albo a cui potranno candidarsi i commissari qualificati a livello nazionale, in modo da rendere assolutamente, questa è la metodologia più trasparente e più garantistica che c'è. Inoltre, alla luce di alcune anche osservazioni, anche venute dal mondo dell'ordine professionale, abbiamo deciso di estendere il tempo. E l'ultima comunicazione, di ammettere al concorso anche i laureati in scienze naturali, scienze biologiche, lingue e scienze della comunicazione. Grazie. Grazie Assessore, la replica al Consigliere Mancini. Grazie Presidente, alla luce di queste notizie che ovviamente aprono figure professionali aggiuntive, come si evince dalle ultime parole, mi dichiaro soddisfatto. Grazie Presidente. Bene, procediamo adesso con l'oggetto numero 4 e numero 5 che abbiamo detto rinviamo alla prossima seduta, vista l'assenza dell'assessore Cecchini, e passiamo invece all'oggetto numero 6 che vede impegnato l'assessore Chianella, intendimenti dell'attuale giunta regionale in merito alla realizzazione del progetto di collegamento autostradale tra Orte e Mestre, progetto comunemente noto come E45 Autostrada. La parola per la presentazione alla consigliera Carbonari. Ringrazio Presidente. Come ha letto, noi del gruppo regionale Movimento 5 Stelle, premesso che nella passata legislatura la Giunta, presieduta dall'attuale Presidente Marini, si era espressa in diverse occasioni in maniera favorevole alla realizzazione del progetto della E45 autostrada, cosiddetta E45 autostrada, e che la stessa Presidente ha operato attivamente in diverse occasioni per far sì che il Comitato, il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, accelerasse l'approvazione di questo progetto, che anche nel 2010, a inizio del suo primo mandato come Presidente della Giunta, ha inserito questo progetto nelle linee guida di pianificazione strategica per la Regione Umbria e che poi però, in seguito alla scoperta da parte della Magistratura di Firenze del cosiddetto sistema Incalza e alle conseguenti dimissioni dell'allora Ministro delle Infrastrutture, Lupi, il progetto si è rivelato essere tra le operazioni illecite oggetto di questo del citato comitato politico affaristico. Allora, visto che c'è anche un comitato Noi E45 Autostrada che ha raccolto 8.500 firme a favore della cancellazione del progetto e che in data 9 febbraio ha presentato queste firme all'allora presidente di questo consiglio regionale, consigliere Eros Brega, e che il Consiglio dei Ministri nel 12 aprile 2014, nel Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2014 il progetto è stato stralciato dal DEF, Documento di Economia e Finanze 2016, e che l'attuale Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, ha dichiarato in diverse occasioni che la priorità è la messa in sicurezza dell'attuale E45, e che nonostante però queste parole rassicuranti del Ministro Del Rio,
il PD, il Nuovo Centrodestra, Forza Italia, hanno respinto alla Camera dei Deputati una mozione congiunta di SEL e Movimento 5 Stelle che chiedeva la cancellazione definitiva del progetto. Peraltro ci sono voci di questi giorni sul possibile reinserimento di questo progetto all'interno della prossima legge di stabilità. E quindi noi interroghiamo la Giunta per sapere quale sarà l'intendimento relativamente a questo progetto E45 autostrada, ovvero se ancora attualmente considerato utile ai fini della programmazione strategica del quadro dei trasporti regionali, o se invece auspichi un superamento dello stesso, chiedendo al Governo nazionale la cancellazione definitiva dall'elenco delle opere strategiche per il Paese e non soltanto lo stralcio dal DEF. Cancellazione questa che sarebbe propedeutica ad iniziare quella effettiva pianificazione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell'arteria stradale. Grazie, la parola all'assessore Chianella. Grazie Presidente. Grazie alla consigliera Carbonari che mi dà la possibilità di parlare anche di una recente iniziativa della Giunta rispetto a questa questione. Come è noto, l'arteria E45 costituisce la spina dorsale del sistema infrastrutturale stradale regionale su cui si innestano tutte le trasversali e collegamento verso i corridoi a nord. Questa arteria, costruita dal 64 al 90, con diverse caratteristiche geometriche che limitano la funzionalità e generano ricadute negative anche sulla sicurezza. Quindi l'adeguamento e il potenziamento che era stato ipotizzato sulla E45, individuando la possibilità di avere una cosiddetta autostrada leggera, era esattamente questo, quindi superare queste criticità presenti in questa arteria. Come è noto però, l'insediamento del Ministro Delrio sostanzialmente, forse anche a seguito di iniziative di carattere parlamentare, ha sostanzialmente accantonato tutta una serie di grandi opere, tra le quali appunto questa della E45, quindi questa è ormai cosa nota. A fronte di questa situazione di carattere politico generale, ovviamente la Giunta regionale si è preoccupata di questa cosa e ha assunto un'iniziativa di incontrare il Ministro Delrio, ma questa è stata, diciamo così, agli onori della cronaca, i primi giorni di agosto. In questo incontro abbiamo parlato dei problemi della E45, quindi questo quadro, nuovo quadro che si è delineato appunto e della necessità soprattutto di fare interventi di messa in sicurezza e potenziamento dell'infrastruttura, quindi non più come autostrada, ma interventi che garantiscano ovviamente una migliore sicurezza e un migliore uso dell'infrastruttura e una migliore qualità dei servizi connessi con essa. Dobbiamo ovviamente tornare su questo, ma l'idea è, condivisa dallo stesso Ministro, è quella di stipulare un contratto di programma appunto tra il Ministero e la Regione dell'Umbria per fare interventi che garantiscono sostanzialmente anche quello che è stato detto dalla stessa consigliera. Consigliera Carbonari, se vuole replicare. Volevo sapere, quindi visto che in questo incontro dei primi di agosto è stato comunicato che la priorità è della messa in sicurezza e quindi non autostrada, giusto messa in sicurezza, con quali risorse verrà finanziata? Risorse dirette da parte del Governo che verranno individuate nel contratto di programma. Ovviamente non solo messa in sicurezza, noi abbiamo parlato anche di variante di Perugia diciamo verso il Silvestrini, è una necessità generale che poi abbiamo anche parlato in commissione, quindi questo è un po', dobbiamo definirlo. Però io credo che, allora, questa è cosa nota, cioè che la E45 non diventa più autostrada è cosa nota. Certo, ormai, quindi. E quindi non, diciamo, queste voci che circolano
sull'inserimento nella prossima legge di stabilità non avete notizie in merito? Scusate. No, va, finito. Mi devo dichiarare parzialmente soddisfatta. In realtà non aveva ultimato, consumato del tutto il tempo a sua disposizione, quindi al di là del dialogo. Comunque abbiamo concluso con le interrogazioni, io propongo una sospensione di un paio di minuti per poi riprendere la nostra seduta.